Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi andremo a parlare di alcune delle novità che troverete in libreria quest'autunno. È un format che ho deciso di far partire sul mio canale qualche mese fa, infatti mi sembra giugno, luglio, ormai il 2020 è una palla informe nel retro della mia testa. Fatto uscire un video simile dedicato invece alle novità in libreria estive e vi linkerò quel video nelle schede e nell'info box perché non è che se un volume non è più una novità ha finito il suo ciclo di vita. Sicuramente troverete dei consigli ottimi per nuovi libri da leggere anche lì. Penso di averlo detto anche nell'altro video, ma lo ripeto comunque qui, questo non è un book haul. Io qui per voi ho selezionato 5 fra le novità secondo me più interessanti che sono arrivate alla mia porta grazie alle case editrici nell'ultimo mese e mezzo, e adesso andremo a discuterne con me. Questa è un po' una selezione curata, ecco, di tutto quello che mi arriva, ma non implica che i volumi che non appaiono qui e appariranno in un book haul che farò uscire tra un paio di settimane non siano ugualmente belli e non siano ugualmente interessanti. Tra l'altro, dovrebbe arrivarmi un libro di Odoia che sto aspettando come un bambino aspetta il Natale. Ci sono proprio gasata a mille, non mi è arrivato in tempo per questo video, ma sicuramente appena sarà alla mia porta vi farò delle Insta Story, ve lo mostrerò su Instagram. Se non mi seguite su Instagram sono ReadBlogRepeat anche lì, e ogni volta che mi arriva un libro nuovo, leggo qualcosa, mi arriva veramente qualsiasi cosa a casa, io vi faccio l'unboxing, comunque vi do delle informazioni iniziali, essenziali nelle Insta Story. Se amate leggere, che state a fare a non seguirmi su Instagram? Detto questo, direi di partire. Direi di partire con un graphic novel che io in realtà ho già letto e sinceramente sono rimasta colpita oltre ogni dire. Questo qui è Il futuro non promette bene, scritto e disegnato da Eleanor Davis, edito da Rizzoli Lizard, al prezzo di 18 euro. E tra l'altro questo volume mi è arrivato a sorpresa, non l'avevo richiesto io a Rizzoli Lizard. E noi siamo negli Stati Uniti nel 2022, dunque un futuro estremamente prossimo. Mark Zuckerberg è il presidente degli Stati Uniti, succeduto a Trump, e più o meno la situazione per le strade americane non è che sia particolarmente diversa da come oggi. Sono tantissimi scontri con la polizia e noi seguiamo la nostra protagonista Anna, una trentenne che vive in un furgone e che sogna di poter costruire la sua casa dei sogni insieme al compagno, vuole avere un figlio e al momento lavora come badante e al tempo stesso appunto fa parte di un collettivo impegnato politicamente. L'unico veramente appunto che posso fare a questo fumetto, l'unico su tutto, è che il fatto che Zuckerberg sia presidente va bene. Nel senso, se l'autrice avesse deciso di lasciare Trump, sarebbe stata più o meno la stessa cosa. Tutto il resto è un tesoro, una chicca incredibile. Io sono arrivata alla fine di questo volume distrutta emotivamente perché è un finale non triste, ha un finale pieno di speranza, che è una cosa che ho apprezzato tanto, però prima di arrivare al cuore pieno di gioia, hai una sfilza di dolore incredibile, perché io veramente ero in lacrime, distrutta, ne succedeva una dopo l'altra, però ogni cosa all'interno del volume ha un suo senso, ha una sua importanza, un suo peso, cioè ogni cosa che succede cambia radicalmente le cose e mi è piaciuto tanto questo perché spesso e volentieri, ups, questa non posso farla vedere, che spesso e volentieri ci sono tantissimi espedienti, ecco, che servono per mandare avanti la trama e per arrivare a quello che è il fine ultimo del racconto. Mentre qui sembra sempre che ogni cosa che accade sia il fine ultimo, nel senso è una concatenazione di eventi che sono molto naturali e che non portano necessariamente ad una fine, anzi, sembra che portino ad un nuovo inizio. Tra l'altro, dà un ritratto molto anche veritiero, secondo me, di come deve essere trovarsi all'interno di un corteo anche violento, di avere a che fare con la polizia, di quali siano i sentimenti delle persone politicamente attive al momento degli Stati Uniti nei confronti delle forze dell'ordine. È stato meraviglioso perché sembra una storia distopica, leggendola distopico è il primo termine che mi viene in mente, ma in realtà si tratta di oggi, cioè tra 2 anni
siamo qui, quello che succede tra le pagine del libro sta già succedendo adesso là fuori, fuori da casa mia. Incredibile, se vi capita recuperatelo. PS, tutti i volumi dei quali parleremo oggi verranno linkati ad Amazon nell'info box. Io sono un'affiliata, dunque acquistando qualsiasi cosa sulla piattaforma, però cliccando prima sul mio link, dunque arrivando ad Amazon tramite un mio link, mi aiutate tantissimo a sostenermi perché io guadagno una piccola commissione dei vostri acquisti. Detto questo, direi di continuare con la terza, che ha fatto uscire due libri che mi sembrano belli belli in modo assurdo. Di norma all'interno appunto di questi video, questi book haul un pochettino più curati, tendo a mettere volumi di editori diversi, però ne ho voluti inserire appunto due di la terza perché mi sono piaciuti tanto entrambi, nel senso l'idea di entrambi mi sembrava veramente ottima e non volevo lasciare fuori nessuno dei due. E il primo è La pianta del mondo di Stefano Mancuso, edito al prezzo di 18 euro. PS, lo volete un video sulla mia collezione di libri sulle piante? Perché io sono una grandissima appassionata di piante e ormai ne ho talmente tanti di volumi simili che davvero potrei fare un intero video a riguardo. Comunque, per tornare a noi, Stefano Mancuso ci parla delle piante come mappa del mondo, come mappa della civiltà umana, come mappa dell'intero pianeta Terra, come in qualche modo fondamenta, ecco, di tutto quello che sulla Terra c'è adesso. Lui parte dal presupposto che all'inizio di ogni storia c'è sempre una pianta. Alcune sono storie reali, altre ovviamente storie sono di invenzione, hanno alimentato l'immaginazione degli esseri umani per secoli, però si parte sempre da lì, sono l'origine della vita e l'origine di tutto quello che siamo. E tra l'altro all'interno del volume si trovano anche delle illustrazioni che sono fatte direttamente dall'autore. Mi piace molto l'idea che all'origine di ogni storia ci sia una pianta. Io appunto da grandissima appassionata tendo spesso a buttarmi su letture simili perché mi piace sentir parlare di piante. Io poi non ho una formazione accademica in questo senso, tento di imparare da sola perché è qualcosa che genuinamente mi appassiona. E dunque ritrovare in libreria un volume che parla di piante e che sembra anche così bello e sembra affrontare l'argomento sotto un punto di vista leggermente diverso, perché qui appunto andiamo per macro argomenti, per esempio c'è la pianta della città, la pianta della libertà, non c'è il singolo albero che racconta una storia legata all'umanità, così come fanno tanti altri volumi che si trovano in libreria che io ho letto e che comunque io ho apprezzato moltissimo. È un twist un po' diverso su un argomento comunque estremamente inflazionato e secondo me potrebbe essere un ottimo primo approccio a chi invece vuole sentire iniziare a parlare di piante solo adesso. E poi abbiamo, e per lui sono veramente super gasata, La lezione di Enea di Andrea Marcolongo, edito al prezzo di 16 euro. Enea è un eroe distrutto, è un eroe che conosce la sconfitta, è un eroe che conosce la sofferenza e la morte, però al tempo stesso è un eroe che decide di non arrendersi, è un eroe che in primis crede nella speranza e nella rinascita e per questo continua ad andare avanti. È un uomo sconfitto che decide di alzarsi e continuare a combattere ed è una figura attuale ai nostri tempi. L'idea di essere buttati giù dal mondo che ci circonda e decidere di rialzarci ancora una volta e farlo ancora e farlo ancora e farlo all'infinito fino a che non riusciamo a rimanere in piedi il tempo sufficiente è una figura che ci appartiene non solo come singoli esseri umani ma soprattutto come società di questi tempi. E qui si fa un'analisi del personaggio di Enea che dovrebbe essere molto lucida e che soprattutto appunto si approccia di tanto a quello che è l'uomo moderno. Alla fine, se ci pensiamo, il personaggio di Enea è un personaggio che noi già conosciamo perché lo abbiamo già interiorizzato a scuola. Il problema è che a scuola, invece di prendere in considerazione anche solo così di striscio l'Eneide, noi ci concentriamo di tanto su quelle che sono l'Iliade e l'Odissea. Questo perché? Perché c'era Elena, fonte inesauribile di insulti che da ragazzino trovi incredibilmente divertente, perché c'era il cavallo di Troia. Insomma, ci perdiamo di fronte a tutta quella che è la spettacolarizzazione della guerra e perdiamo completamente di vista personaggi che sono estremamente interessanti, appunto con un taglio che non ha tempo, che è giusto e interessante ancora oggi. Questo volume potrebbe rappresentare per voi il momento giusto di riapprocciarsi all'Eneide, di riapprocciarsi a questo genere di storie e alla loro veramente eternità nei tempi, però un attimino trovare il modo, così trovare la chiave per sentirli un po' vicini a se stessi. Io so in questo momento della mia vita di avere un gran bisogno di sentir parlare di storie di uomini, di donne che si rialzano, che decidono di non arrendersi di fronte a quanto il mondo faccia attualmente schifo e quanto il mondo ad oggi ti dia poche possibilità per realizzarti, per essere felice
con te stesso, di ciò che hai, per vincere. Ho tanto bisogno e spero che Enea mi aiuti in questo. Al quarto posto abbiamo l'ultimo romanzo di questo video, che è una nuova uscita, Faz Editore. La copertina è bellissima e sì, mi somiglia. Probabilmente in questo momento no, però i miei capelli sono cresciuti tanto, di norma ho questo taglio e porto sempre le camicie bianche. Dunque, quando ve l'ho mostrato su Instagram, ho fatto l'unboxing e in tantissimi mi hanno chiesto se fossi io in copertina. Ovviamente non lo sono, non sono così figa, non ho un collo così elegante e slanciato. In ogni caso, si tratta de Il Grande Me, di Anna Djurikovic, spero si pronunci così, dato, edito al prezzo di 18 euro. Questo è il secondo romanzo dell'autrice, il primo si intitola La figlia femmina, non l'ho letto, sinceramente, però so che è piaciuto veramente a tantissimi di voi. E qui ci troviamo di fronte ad un uomo che è arrivato alla fine della sua vita. Simone si trova a Milano, ha una malattia che lo sta mangiando e chiama a sé quelli che sono i figli. Figli con i quali ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale. Si è separato dalla moglie, ha vissuto una vita veramente peculiare e vivace, durante la quale non è stato molto bravo a fare il padre. E mentre con Costanza perde completamente quella che è la ragione a causa del dolore intenso che prova, i figli gli stanno accanto, in particolare la figlia femmina, parla e ripercorre quelle che sono state le tappe più importanti e segnanti della sua vita e rivela ai figli un grande segreto, qualcosa che non sapevano, qualcosa con la quale i figli, e appunto in particolare Carla, dovranno avere adesso a che fare e fare i conti. Dunque ci troviamo di fronte a una storia che affronta sia la questione della perdita del genitore, un genitore con il quale magari appunto non si è avuto un rapporto idilliaco, ma che ha in ogni caso un certo peso sulle nostre esistenze, però affronta al tempo stesso anche quella che è la ricerca della verità e il dipanarsi di un segreto della propria vita. Molto interessante, sono curiosa, poi appunto ho visto tantissime recensioni della figlia femmina, ne hanno sempre parlato benissimo, voglio approcciarmi alla scrittura di questa autrice e mangiarmi questo libro. E ultimo, ma non ultimo, Bao ha deciso di rendermi la persona più felice sulla faccia della terra, mi ha mandato diversi volumi, ma qui appunto ve ne mostrerò solo uno. In libreria torna l'accoppiata non vincente di più di Teresa Radice e Stefano Turconi, e qui abbiamo La terra, il cielo, i corvi, edito al prezzo di 20 euro. Voi non avete la minima idea di quanto io sia felice di avere per le mani lui. Io adoro Teresa Radice e Stefano Turconi. Tra l'altro qui si buttano in una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Tre uomini si incontrano, si ritrovano a dover scappare insieme per avere salva la vita, sono in qualche modo dipendenti fra di loro. L'unico problema, questi tre uomini non si comprendono perché parlano tre lingue diverse e fanno parte di fazioni completamente diverse. Come potete vedere, a livello visivo, grafico, è un'estasi. Sono molto contenta che ci troviamo comunque in questi ambienti più freddi con la neve, perché secondo me si confà molto a quello che è lo stile e la palette di colori che di solito i due autori scelgono, ma conoscendo le loro opere, visto che ormai ho letto così tanto di loro, indubbiamente un pianterello ci starà. Poi appunto in quasi tutte le loro opere che ho letto, loro sono soliti infilare delle citazioni di altri autori che tendono ad avere grandissimo significato e grandissimo peso, oddio, paura di farvi spoiler, all'interno della storia, e sono sempre citazioni che mi colpiscono tantissimo. Io davvero non vedo l'ora di leggerlo, sono felice che due autori così bravi, che abbiano un tale peso, che siano in grado di far emozionare così tanto il lettore, avvicinarlo alle letture e tornare a fargli godere di quelle che sono le pagine, arrivino con una nuova storia, un nuovo volume, un periodo storico così interessante, una storia così particolare. La terra, il cielo, i corvi e in libreria. E secondo me, se non vi siete mai approcciati al mondo del fumetto, partire da Teresa Radice e Stefano Turconi, che comunque hanno uno stile molto letterario, potrebbe essere un buon ponte fra questi due mezzi, fra romanzo classico appunto e fumetto. Poi sono due personcine non squisite di più. Io non so più come dirvi che secondo me dovreste dargli la possibilità di leggerlo. Lettori, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto, spero di avervi parlato di 5 volumi che vi hanno stuzzicato e fatto venire voglia di tornare in libreria appunto in questa stagione. Io vi invito a commentare e dirmi tutto
tutto quello che vi va, lasciarmi un mi piace, abbonarvi al canale, trovate il bottone sotto questo video, mi aiutate tantissimo, cioè in realtà mi salvate il culo praticamente con le spese di gestione della newsletter. Se non sapete di cosa sto parlando, trovate il link per iscrivervi alla mia newsletter settimanale nell'info box del video. Io vi mando un bacio, noi ci vediamo alla prossima.